un piatto. Piangere. Ecco. Guarda. Pane per Pia. E pane per la mamma. Hai visto? Dedo. Mamma. Oh? Dedo. Adesso mettiamo la marmellata, va bene? Dedo. E questo cucchiaino. Ecco, un po' di marmellata per Pia. No. No. Ecco. Guarda. Mamma lo spalma bene. Su tutto il pane. Ci mettiamo sopra l'altra fetta. Ok. Va bene? Mamma adesso si versa un bel bicchiere di latte. No, è per la mamma, per te c'è il tè. Va bene? Lo vuoi il tè? Sì, sì. Ok, pronte per la colazione.
dopo. Oggi è venerdì. C'è anche Giorgina. Vabbè, non si vede perché c'è il sole, lì è buio. E è con me perché è andata a fare l'elettrocardiogramma per il certificato medico non agonistico che le serve per lo sport, per il pop. Quindi abbiamo fatto l'elettrocardiogramma, lo devo andare a ritirare lunedì io, quindi lunedì vado poi anche dai sindacati a ritirare l'ISE che ho fatto 16 anni fa e a portargli i documenti per il 7.30. Ciao, allora oggi è sabato, come avete visto vi ho fatto vedere un pezzettino delle prove che sta facendo Giorgia con altri ragazzi di Acqui che fanno danza, diversi tipi, non sono tutti pop, sì. E, perché praticamente dal 2 giugno fino al 6 ci sono le Olimpiadi. Bravissimo. E nei giorni che andrà anche Giorgia vi porterò, vi farò vedere, sarà veramente interessante. Ma sai che la tizia che fa fitness ha detto che si chiamano Olimpiadi e non Acqui Olimpiadi perché riprendono, visto che c'è sport, riprendono le Paralimpiadi. Sì, ma perché ci sono anche i ragazzi disabili. Ci sono anche quelli che fanno tennis, però oggi non c'erano. E quindi sarà veramente una cosa molto interessante. Allora, oggi è domenica, prima di chiudere il video volevo farvi vedere che cosa ho preso dai cinesi. Quando ci siamo andate giovedì, sì. Giusto? Allora ho trovato questa stupenda bacinella per la cucina che ha anche il tappo praticamente per far andare via l'acqua, è bellissima, mi è piaciuta molto, l'ho presa, non mi chiedete quanto l'ho pagata perché non me lo ricordo, mi sembra 2,90 euro, ma non sono sicura. Poi un pacco di salviettine per Pia,
Poi la candela per il compleanno di Sabrina, abbiamo di fare agosto gli anni, però visto che l'abbiamo trovata ed era molto molto carina, l'abbiamo già presa. Poi queste calze sempre per Sabrina, così nere con le farfalline, i fiorellini rosa. Poi le abbiamo prese anche tutte bianche, che poi dovremmo andare a prendere anche per la comunione. Poi a Giada ho preso questo, Giada e Sabrina, questo dentifricio dell'unicorno alla fragola. Poi Sabrina mi ha chiesto un evidenziatore, ha preso questo qui giallo. Lo spazzolino nuovo per Pia, perché non ce l'aveva più. Uno spazzolino nuovo per me. Poi ho preso questi numeri per me, Maurizio. Questi qua sono per me e questi qua invece sono per Mauri. Poi io faccio 34 anni, sì. 38. Tu infatti mi Poi la manca quella. borsina per mettere il regalo per il compagno di Manuel, perché è stato invitato a una festa di compleanno a fine maggio. E il dentifricio per Pia. La maglia è fatta così, grazie Sabrina. È tutta bianca con questa faccia E dietro c'è scritto una cosa. stramba e questi colori fluo, e poi dietro c'è una scritta. E poi c'è la bacinella bianca che l'ho presa per Giorgia, che ancora non l'aveva, e ho dovuto riprendere la bacinella per Gabriele e l'ho presa di nuovo verde, però fatta così per metterci i panni insieme alle altre. E basta, questo è tutto quello che ho preso. Adesso giro la videocamera e vi spiego come cambieranno le cose nel Allora, canale. eccomi. Praticamente cosa cambierà nel canale? Solamente che visto che adesso siamo in zone molto più libere, possiamo uscire di più, i video non usciranno più tutti i giorni, ma usciranno un giorno sì e un giorno no, anche perché avendo ripreso lo sport, sia Giada che Giorgia, e faranno gli spettacoli, quindi ci sarà tante cose, poi c'è l'esame e adesso sono momenti un po' così in cui devo concentrarmi anche a stare dietro a loro e ho pensato appunto di metterli un giorno sì e un giorno no. Secondo me è molto meglio, visto che comunque adesso si può uscire un po' di più, così da non so, un conto se uno non si può andare da nessuna parte, allora magari quei 10-15 minuti di guardare il video se li prende, ma così tutti i giorni ho paura che poi diventa solamente noioso e basta. E per me diventa comunque pesante, perché comunque sono sei bambini, anche se qualcuno è ragazzo a cui star dietro, da aiutare, e devo fare i lavori, e devo stirare, c'è tanta di quella roba da stirare che la metà basta, quindi pensavo appunto di fare così. Quindi un giorno sì, un giorno no, o comunque come faccio. Un giorno sì e un giorno no, direi che così va bene. Brava, ma levalo dalla bocca perché è un gioco, non è per te. E poi invece per quanto riguarda le live, anche quelle lì, siccome c'è modo di uscire un pochettino di più, faremo un sabato sì e un sabato no. Perché comunque devo anche dedicare del tempo alla mia famiglia. E per quanto a me piaccia stare insieme a voi, però tutti sabato sera averli impegnati così, diciamo, è pesante perché comunque loro hanno bisogno che io stia anche con loro. E direi che su questo non si deve discutere perché comunque per me prima di tutto viene la mia famiglia come è sempre venuto. Non sono mai andata a lavorare per poter stare dietro ai miei figli, per poterli aiutare in tutte le cose che dovevano fare e quindi anche adesso sabato sera comunque levarmi sempre del tempo
Così, perché poi alla fine sono le ore in cui possiamo stare svegli, perché poi una volta che ho spento la live è difficile che stiamo ancora svegli, io in genere ho sonno, quindi vado a dormire. Perciò ho deciso che le live saranno un sabato sì e un sabato no. E basta, sostanzialmente le diversità, i cambiamenti sono solamente questi qui, niente di che, voglio dire. Continueranno a esserci video, mi metterò adesso, so che ve l'ho già detto 500 volte, ma per raccontarvi parti, anche per fare questo genere di video ci va tempo, perché comunque mi devo mettere lì, cioè che poi in realtà non è che ce ne va tantissimo, però mi devo mettere lì e raccontarvi tutto quello che è successo e come è successo. È che è difficile trovare un momento in cui c'è silenzio e un posto soprattutto dove non c'è nessuno, perché comunque la casa l'avete vista sostanzialmente questa, non è che... E niente, continueranno comunque i lavori e adesso dobbiamo chiedere il finanziamento per cambiare le finestre e comprare le stufe e poi Giara vuole il ciuccio? No, tu non glielo dare, digli che lei è troppo grande. E niente, praticamente vogliamo cambiare la botola che c'è in camera dei bambini. E poi daremo sì, il bianco e faremo il trattamento antimuffa. Adesso infatti ci stiamo già organizzando per fare tutto quanto e stiamo guardando se troviamo magari un imbianchino più che altro per fare il trattamento antimuffa. Perché così almeno lo sa fare bene e magari evitiamo di riaverla di nuovo. Comunque io sono sicura che già con le porte e finestre come si deve e le stufe funzionanti sempre perché saranno nuove, secondo me la situazione cambierà decisamente. Comunque. Quindi questo è quanto, io spero che questo video un po' incasinato vi sia piaciuto, mi dispiace se in questi giorni non ci sono state le live, se i video non sono usciti regolarmente, però nessun problema grave, non lancio il sasso e nascondo la mano, semplicemente quello che è successo a Sara ha tirato fuori i sentimenti anche in me, ha tirato fuori i sentimenti che quello che è successo a me ormai 10 mesi fa quasi, e quindi è stato un po' difficile. Infatti anche con lei non sono stata proprio una buona amica perché non sono riuscita a starle vicino come avrei voluto e quindi niente, quindi questo praticamente per questo avevo bisogno di tempo per me, avevo bisogno di stare con me stessa, ecco, con i miei bambini perché comunque sono cose, chi ci è già passato lo sa. Sono cose pesanti e ci va tempo per superarle. Comunque, è tornato Maurizio da accompagnare Sabrina a messa. Adesso li vado ad aprire. E adesso io vado. Questo video lo vedrete che è lunedì, quindi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3!